dopo c'è più dolore al meglio. Bene, adesso aiutalo un po' più dentro, ovviamente. Perfetto, così è nel punto esatto. Ruotato perfettamente come era prima. Forse è leggermente più qua, ma comunque non ci hai fatto la foto. L'importante va bene. Allora adesso rimettiamo qui questa Mercedes 200 sarà K-Zetron con bobine, spinte audio, scheda di gestione della K-E-Zetron. Dovrebbe andare bene lo stesso, però dopo vogliamo lavorarci un po' nell'anticipo, a poco margine, quindi torno un po' indietro. Giusto da stringere un po', mica è uno scappo mio. Benissimo, adesso andiamo a rimontare il sensore di giro. Perfetto. La calotta. Non dica mica, senti come gira pari. Pensiamo a te, e io che non ci credevo. Bravo Ciccio, bravo Ciccio. Anzi, adesso andiamo a provare. Sarà, ce l'hai la patente dietro o facciamo guidare a tuo nonno? Quello che cos'è? Regoli.
ragazzi, avevi un po' alto il minimo. Andava poi bene il minimo. Andava benissimo. Sì. Adesso farà un po' fatica ad accendersi perché... Bisogna che lo tieni più alto il minimo, che col cambio automatico dopo si spegne quando è in park. Senti. Che cosa? Un passato. Eh? E poi un passato. Ah, io resterei ancora un po'. No, dov'è? Dopo quando sei in park si spegne, col cambio automatico in park. Comunque la proviamo, non c'è mica problema. Lascialo così che va bene, è più alto nell'altro, l'è fredda ancora, bria dei degas. Ti ho dato poco, eh. Adesso sfenecchi spinterogeno l'è. Senti qua, è un orologio svizzero. Dai mo che andiamo a provare, via. C'è la patente. Ovvio. Adesso qui spengo che siamo a fine video, poi facciamo un altro video.